Buongiorno da Giuseppe Recca, oggi è giovedì 24 marzo, le notizie del mattino. Da giorni a Sciacca non si hanno più notizie di Carmelo Saccone, 60 anni, dipendente comunale. A denunciare la scomparsa è stata la polizia municipale, considerato che l'uomo non avrebbe parenti. L'allarme è scattato dopo circa una settimana di assenza dal lavoro. Le successive ricerche, sia telefoniche che presso la sua abitazione, non hanno dato alcun esito. Si sta cercando di risalire agli ultimi spostamenti dell'uomo. Non si esclude che la persona scomparsa possa aver raggiunto qualche altra località. Indagini in corso anche da parte della Polizia di Stato. 99 rinvia giudizio disposti dal Tribunale di Agrigento a conclusione dell'udienza preliminare iniziata nell'ottobre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto diplomificio. I titoli di studio, secondo quanto ipotizzato, sarebbero stati venduti senza neppure sostenere una lezione grazie alla falsificazione di documenti. A giudizio vanno dirigenti scolastici, insegnanti, personale amministrativo di alcuni istituti paritari di Canicattì, Licata e delle province di Catania e Ragusa. L'indagine è stata avviata nel 2014. I farmaci partiti da Montevago destinati agli ospedali sono arrivati al confine con l'Ucraina e si apprestano a raggiungere l'ospedale di Sumy. L'iniziativa è quella promossa dal Comune di Montevago in collaborazione con l'Associazione di Volontariato a Cuore Aperto, presieduta da Giovanni Ruvolo e denominata Un Cuore per l'Ucraina. Collaborano anche associazioni del territorio che si sono mobilitate per la raccolta solidale che ha coinvolto le comunità di Santa Margherita, Burgio Ribera. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci è tornato a fare un tour in provincia di Agrigento, in particolare nell'area occidentale, ma anche questa volta ha ignorato Sciacca. Insieme all'assessore Marco Zambuto ha fatto sopralluoghi a Eraclea Mino, a Borgo Bonsignore e Caltabellotta. I motivi sono forse legati al fatto che a Sciacca non ci sono grandi cantieri aperti e non c'è nessuna certezza sulle terme. Ma resta forse anche il rancore per quella marcia su Palermo che si è conclusa davanti alla sede del governo regionale, definita da Musumeci uno sgarbo istituzionale. Nelle casse del comune di Sciacca arrivano 55.687 euro di contributo per l'anno 2020 riguardante la raccolta differenziata, contributi che la regione destina ai comuni che superano il 65% di raccolta. Tra gli altri destinatari del contributo ci sono Bivona 13.029 euro, Burgio 12.072, Calamonaci 10.477, Caltabellotta 13.035 euro, Cattolica Eraclea 13.115, Lucca Sicula 11.058, Menfi 24.333, Montevago 12.348, Ribera 30.462, Sambuca 15.695, Villafranca Sicula 10.611 euro. Un'isola riemersa dal mare che diventa terra promessa, rifugio degli oppressi, ma anche simbolo di denuncia contro i potenti. Il mito dell'isola Ferdinandea da 50 anni fonte di ispirazione anche per Franco Accursio Gulino. La mostra dell'artista, curata da Anthony Francesco Bentivegna, si inaugurerà domani, venerdì 25 marzo, alle ore 19 e rimarrà visitabile durante il weekend interessati dal Festival Via dei Tesori, cioè sabato e domenica, dal 26 marzo al 10 aprile, dalle 10 alle 12 30, dalle 14.30 alle 17. Calcio, un'altra giornata di festa per i colori nero-verdi nella trasferta infrasettimanale della 26esima giornata del campionato di eccellenza. Ieri pomeriggio i ragazzi di Crivello hanno espugnato il campo del CUS Palermo e agganciato la zona playoff. Il risultato è stato di 3-0 in favore dell'Unitas. Il vantaggio è arrivato al 27esimo con Ido Iaga, il secondo gol al 59esimo, una spettacolare intuizione di Sant'Angelo che ha sorpreso da centrocampo il portiere lontano dai propri pali e con un preciso pallonetto lo ha battuto. La terza rete al 70esimo ancora con Ido Iaga che centra così una brillante doppietta personale. Finisce in parità 1-1 il derby tra Canicattì e Acragas. Prossimo impegno della squadra saccense domenica prossima al Gurrera contro il Missilmeri, terzo in classifica. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.